Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi, come da titolo, sono qui per parlarvi un po' della fotografia del film Sicario del 2015 diretto da Denis Villeneuve, la cui fotografia è stata curata, indovinate un po' da chi? Esatto, dal mitico Roger Deakins. Sicario è stato girato con un rapporto d'aspetto di 2:39 a 1 e Deakins ha utilizzato camere Arri Alexa e lenti Zeiss Master Prime. Deakins negli ultimi suoi lavori ha sempre scelto obiettivi che gli restituissero immagini il più possibile nitide e pulite, e gli Zeiss Master Prime gli hanno dato ciò che voleva, anche se di recente, con 1917, è passato alle lenti Signature Prime. Uno dei grandi protagonisti in Sicario è il paesaggio, ragazzi. La vastità del confine settentrionale del Messico incombe sui personaggi e su noi spettatori. Certe inquadrature del paesaggio sono quasi angoscianti, fanno quasi percepire il pericolo imminente contro il quale stanno andando i protagonisti. Naturalmente in questo aiuta anche la bellissima colonna sonora. Anche l'oscurità delle nuvole in certe inquadrature si ricollega all'oscurità della storia. Deakins in Sicario nelle composizioni gioca molto col punto di fuga, esaltando la profondità, oppure con le linee per esaltare i movimenti all'interno dell'inquadratura. E per quanto riguarda i movimenti di camera, ragazzi, ormai l'avrete capito, Deakins è un maestro nel muovere la camera. Ad esempio, all'inizio, quando il collega di Kate scopre i cadaveri guardando i buchi nel muro, ci sono tutta una serie di leggeri push-in, di avvicinamenti di macchina, movimenti che simboleggiano forse questa scoperta, l'andare avanti, il scoprire cose nuove. E poi il convoglio, dopo aver prelevato il boss in Messico, deve tornare in America, ma c'è una macchina che blocca tutto creando una coda infinita. Ecco che la telecamera enfatizza la lunghezza della coda per creare urgenza e tensione. E poi tra i movimenti di macchina è considerato anche la messa a fuoco, il cambio della messa a fuoco. Guardate ad esempio in questa scena, all'inizio il braccialetto rimane fuori fuoco, subito non lo notiamo, poi ecco un cambio di messa a fuoco e Kate e anche noi capiamo che quel poliziotto è corrotto. Per tornare poi un attimo alla composizione delle inquadrature, Deakins in Sicario, ma non solo in Sicario, in altri suoi film, dopo che ho notato questa cosa che ho letto su un articolo online, posiziona la linea dell'orizzonte nelle inquadrature dei paesaggi molto in alto, e a seconda di dove si sistema la linea dell'orizzonte si può cambiare il tono di una composizione. Ad esempio, se la linea dell'orizzonte viene messa all'altezza degli occhi, quindi più o meno alla metà del fotogramma, cosa percepiamo noi? Normalità. Pensiamo che tutto sia a livello e uniforme in questa inquadratura. Se invece viene sistemato più in alto, come fa Deakins in Sicario, beh, questa nuova posizione della linea dell'orizzonte crea un senso di oppressione, perché hai poco spazio per guardare o liberarti verso il cielo. C'è chi dice invece che questo effetto di oppressione si ottenga invece quando la linea dell'orizzonte è sistemata più in basso, quindi quando il cielo ha molto più spazio, perché così quest'ultimo, il cielo, sembra incombere sul soggetto. Io sinceramente, dopo aver visto Sicario, propendo più per quello che ha fatto Deakins, ovvero che la linea dell'orizzonte è più opprimente quando viene messa in alto, piuttosto che in basso. E per quanto riguarda le composizioni, ragazzi, ci sono delle inquadrature bellissime in Sicario. E pensiamo per esempio a quando ci viene introdotto il personaggio di Alejandro, interpretato da Benicio del Toro. Quando lo vediamo per la prima volta, tra Kate e Alejandro viene incluso una gran parte dell'aereo. Questa inquadratura vuole forse sottolineare la distanza che c'è, non solo fisica, tra Kate e Alejandro? Contribuisce quasi a renderlo un personaggio lontano sicuramente, forse anche ostile, di sicuro ambiguo. E poi ad esempio guardate una scena in un bagno, quanti livelli ha, ragazzi. In primo piano c'è Alejandro, poi Kate, poi lo specchio, poi la doccia. E lo specchio tra l'altro mostra la schiena di Kate. È un messaggio del fatto che forse le conviene guardarsi le spalle? In Sicario poi c'è un enorme uso di riflessi, ragazzi. Riflessi negli specchi, riflessi attraverso i vetri, simbolo della natura ambigua non solo dei protagonisti, ma anche della natura umana più in generale. La verità si mischia con le menzogne, verità che è difficilissima da trovare, quasi impossibile. E poi in Sicario ci sono tantissime barriere, simboleggiate dalla polvere, dalle tende, dai vetri, che offuscano ancora di più la percezione che abbiamo di questo mondo ambiguo. Tutto si mischia in Sicario.
bene, male, verità, bugie, entra tutto in un calderone. E distinguere tutte queste cose alla fine è estremamente difficile, come capirà Kate. La stessa Kate che si salva grazie proprio a un riflesso nello specchio, quando nota il poliziotto corrotto che le vuole sparare, riflesso nello specchio. E anche qui un poliziotto corrotto, riflesso in uno specchio. Tutto ritorna all'idea di un mondo nel quale giusto e sbagliato si mischiano continuamente. E paradossalmente il boss che uccide alla fine Alejandro non si vede attraverso un vetro, né tantomeno riflesso in uno specchio. È lì, in bella vista, illuminato benissimo, in una scena che in certi momenti assume quasi i toni di un quadro del Rinascimento. Sarà macabro da dire, ragazzi, ma questa inquadratura è meravigliosa. Per quanto riguarda l'illuminazione, poi anche in Sicario Dickens resta fedele alla sua idea base, ovvero opta per una illuminazione che risulti il più naturale possibile. Vuole che le scene siano illuminate come lo sarebbero nella realtà. Come afferma lo stesso Dickens, un bravo direttore della fotografia non deve sempre rendere straordinario l'ordinario. A volte basta replicare fedelmente la realtà. E in Sicario poi Dickens fa un largo uso della luce riflessa. Spesso e volentieri vediamo gli occhi che sono neri. Se si fosse usata una luce più diretta ci sarebbe più riflesso all'interno degli occhi. Osservare gli occhi degli attori ci dà sempre un sacco di indizi utili per capire come è stata illuminata la scena. E il volere illuminare le scene come sarebbero illuminate nella realtà contribuisce al largo uso che fa Dickens, non solo in Sicario ma in tutti i suoi film, delle luci pratiche. A volte anche come unica fonte luminosa. Il che contribuisce a dare un grande realismo, che era poi anche l'obiettivo di Sicario, risultare molto realistico. La sensazione naturale che restituisce l'illuminazione scelta da Dickens in Sicario ti risucchia ancora di più in questa storia. Pensiamo ad esempio alla scena verso la fine con Alejandro che cattura il boss Diaz. Questa scena è illuminata solamente con i fari della macchina. Così come quando Alejandro arriva alla villa del boss. La scena è illuminata dalle sole luci della macchina e della villa. E ancora successivamente al tavolo del boss vediamo appese al soffitto tutte quelle lampadine che offrono una perfetta illuminazione dall'alto. E di esempi così in Sicario ce n'è pieno. E al realismo di questo film poi contribuisce anche l'idea di includere il punto di vista del visore notturno di Kate. E più in generale gran parte del film lo seguiamo dal suo punto di vista. E poi naturalmente in Sicario non manca nemmeno un marchio di fabbrica della fotografia di Dickens, sto parlando naturalmente delle silhouette. E fra tutte quelle presenti in Sicario, ragazzi, questa secondo me è meravigliosa. Tra l'altro potrebbe anche essere un'autocitazione di Dickens al suo lavoro fatto in Jared. I soldati al tramonto che scendono letteralmente nell'oscurità, ne sono inghiottiti, simbolo forse della pericolosità della missione che li attende? Secondo me sì. È interessante anche parlare un po' dei colori scelti per questo film. Infatti il blu viene ricollegato alla giustizia, il nero alla corruzione e il beige per la natura moralmente ambigua degli esseri umani. Kate invece, almeno all'inizio, è innocente, è pura e infatti viene introdotta nell'oscurità del veicolo della polizia con colpi di luce che la illuminano qua e là. Con questa inquadratura ci viene forse detto che lei è un piccolo simbolo di onestà e giustizia in un mondo corrotto? La stessa Kate all'inizio del film indossa una t-shirt blu che però con il passare del tempo si desatura fino ad arrivare al grigio. Simbolo questo del graduale degrado del suo idealismo e della perdita di fiducia nel sistema? Alejandro e Ignacio poi indossano sia abiti blu che beige che rimarcano ancora di più la loro natura estremamente ambigua alla luce di quello che succede nel film. Per arrivare poi addirittura vestiti completamente neri è un'illuminazione che esalta l'oscurità. Se pensiamo alle ultime inquadrature di Alejandro. E che dire per cui, ragazzi, l'ennesimo gran lavoro di Roger Dickens. Più vedo i suoi film sotto l'ottica dello studio della fotografia, più mi innamoro di questo grandioso direttore della fotografia. E a voi, ragazzi, è piaciuta la fotografia di Sicario? Secondo me, tra Sicario e Soldado, il seguito, per carità, Soldado è un bel film, ma questo è un grande esempio di come la fotografia riesca a dare quel quid in più a una storia. Perché in un film, se la fotografia non la curi, lo notano tutti, perché una brutta fotografia ti distrae dalla storia. Invece, se tu la fotografia la fai bene, nessuno se ne accorge. Però ci sono anche quei casi in cui veramente una buona fotografia che segue la storia, che segue quello che vuole il regista, ti dà quel quid in più. E anche per questo Roger Dickens è tanto amato dai registi, perché si adegua
a quello che un regista vuole, evitando di imporre il proprio credo. Bene ragazzi, dopo quest'ultimo sermone il video lo concludo qua. Vi ringrazio della visione, dell'iscrizione, di tutti i commenti che mi lasciate e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao!